Iniziativa solidale quella collegata al film per esaudire i desideri, in particolare dei più piccoli, ma non solo. Sì, infatti, Babbo Maurì viene da Salerno, in realtà è una piccola iniziativa che abbiamo voluto creare a sostegno di questo grande film, insomma, che ci aspettiamo che porti un gran bel risultato per tutta la città di Salerno. È un'iniziativa nata dalla Baia dei Desideri, che in realtà in questo periodo stiamo cercando di diffondere, ed è un'iniziativa solidale per cercare di esaudire tanti piccoli desideri, ovviamente laddove riusciamo ad essere vicino alle persone. In questo caso siamo vicini un po' ai bambini, quindi magari le persone che in questo caso per noi rappresentano il pubblico di questo film. E cercheremo semplicemente di raccogliere un po' i loro desideri, quindi far scrivere loro la classica letterina di Babbo Natale. Abbiamo creato un blog dove all'interno troveranno un po' di notizie relative al film, anzi tante notizie, tante foto e tanti piccoli giochi che magari loro potranno tranquillamente divertirsi a compilare. Scriveranno la loro letterina, quindi ci invieranno i loro desideri e poi saranno tutti invitati ad una mega festa all'Oiz Baia, in presenza ovviamente degli attori che avranno partecipato a questo film, e premieremo ovviamente tutti i bambini, ma soprattutto i desideri un po' più originali e anche un po' più vicini al territorio, quindi magari quelli un po' più solidali, come magari aiutare chi magari è più agevolato di noi o magari un canile o magari qualcuno che ha più bisogno anche di un giocattolo e magari non ha la possibilità di poterlo acquistare. Discorso alla nazione. Discorso alla nazione. Invece fate qualche domanda. Che volete che vi dica? Bella esperienza, sicuramente lavorare a Salerno per me, che sono di Salerno, con un artista, insomma un regista di carattere nazionale, della caratura di Maurizio, non è una cosa che ti accade tutti i giorni, insomma, non credo che qualcun altro si possa appunto vantare di aver lavorato nella propria città con un progetto nazionale. Per me è stata un'ottima esperienza, una bellissima esperienza, la prima, diciamo, reale a livello cinematografico. Faccio TV ormai da un po', teatro, insomma, spettacolo, cabaret, ma non mi era ancora capitato di misurarmi con la telecamera e farlo appunto nella mia città con un progetto del genere. È stato veramente un colpo, si può dire? Di culo. No, ma non è che è la verità, insomma. È molto molto felice di aver fatto questa esperienza. Spero che il film vada bene, ne sono sicuro, perché il film è una favola per tutta la famiglia, per bambini, insomma, i veri protagonisti in realtà sono proprio i bambini del film, e quindi sono sicuro che questo film andrà molto bene in questo periodo prenatalizio, insomma. Veniteci a vedere, perché sennò io parlo e voi non venite, che mi fate a fa? Sarebbe una bella risposta da Salerno per questo film. Beh, mi auguro di sì, anche perché pensate che io sono basso, quindi se alzate i microfoni sto dietro, eccoci qua. E dicevo, sì, mi aspetto una bella risposta, anche perché nel film c'è una Salerno veramente bella da vedere, perché con la fotografia di Antonello Emidi abbiamo fatto un bellissimo lavoro fotografico, e dato che le luci d'artista sono state l'ispirazione del film, cioè da lì parte l'idea di venire a Salerno a girare il film, per cui è chiaro che sono state impreziosite e messe in evidenza. E poi al di là di questo è un film molto divertente, per cui vale la pena di andarlo a vedere. È chiaro che se vai a vedere un film in cui c'è la tua città, mi immagino che sia particolarmente divertente. Ma in quante sale verrà proiettato? Oltre 100, e mi sembra per un film low budget, io l'ho chiamato addirittura love budget, perché è un film fatto con il cuore, con grande voglia e determinazione di tutti. E quindi riuscire in un periodo come Natale, quindi in un momento in cui c'è, per dire, escono 11 film, no, 13 film questa settimana, noi siamo uno di questi 13, e uscire in 100 copie con una piccola ma agguerritissima distribuzione, insomma, mi sembra un risultato da essere orgogliosi. Parte da Salerno, ma è di respiro interamente nazionale. Assolutamente, sì. Il film è ambientato a Salerno, ma non è per Salerno, è a Salerno, che è una cosa completamente diversa. È un film che ha un respiro nazionale, perché è un film che racconta una storia che potrebbe essere stata raccontata in qualunque altro posto. È a Salerno perché Salerno era particolarmente bella da vedere, e quindi è stata... fa parte, il luogo in cui si gira un film fa parte della storia, quindi si cercano luoghi che hanno qualcosa da raccontare. Salerno aveva da raccontare queste luci magiche e questa atmosfera natalizia che si sente più che in altre città, perché così curata, con queste luci, con questa vita, questo movimento che c'è in giro, e quindi si racconta anche questa vita.